suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Qui mi trovo a Sainte-Mère-Église, località famosa perché proprio in queste lande atterrarono i primi paracadutisti durante le operazioni dello sbarco delle truppe anglo-americane. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais ton cœur j'ai toujours gardé. Tra tutti questi carri armati, aerei da guerra, cannoni antiaerei, mitragliatrici e armi di ogni genere, nonché divise, bandiere, oggetti personali, sembra quasi rivivere la quotidianità in cui si svolsero le varie operazioni belliche nello sbarco alleato in Normandia. Il manichino impigliato sul tetto del campanile della chiesa ricorda un episodio realmente accaduto di un soldato americano che rimase diverse ore appeso proprio in questa posizione, riuscendo poi alla fine rocambolescamente a salvarsi. En 1944 tu es parti loin. Mi trovo al museo dello sbarco in Normandia. Quello che si vede alle mie spalle è uno dei tanti relitti che si trovano in questo museo, così come in tutti gli altri della Normandia, che appunto ricordano questo evento della storia contemporanea. Utah Beach, che è uno di quei nomi in codice che i soldati americani avevano dato ai vari tratti di queste spiagge, e qui sbarcarono le divisioni anglo-americane appunto la notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944. La distesa di sabbia bianca, oggi calpestata da turisti, bandoloncini corti e ciabatte, in realtà è stato un luogo che ha visto degli avvenimenti tragici, forse tra i più tragici della Seconda Guerra Mondiale. N'était quelques hommes, quelques hommes, quelques femmes, rêvant de liberté. Dorio a picco sul mare, fortificato dai nazisti durante l'occupazione, con edifici sotterranei di avvistamento, bunker e artiglieria pesante capace di respingere qualsiasi attacco alleato.
Le scogliere di questo promontorio furono incredibilmente scalate dai ranger dell'esercito americano. Durante questa operazione perirono diversi soldati. I segni dei massicci bombardamenti sono ancora visibili nella zona, che è cosparsa, come si vede dalle immagini, da crateri provocati dalle esplosioni, oltre che dai bunker in cemento armato che in parte sono stati sbrindellati dal fuoco alleato. Questa è Omaha Beach, il lembo di spiaggia che il 6 giugno 1944 fu teatro degli scontri più cruenti del D-Day, i quali si risolsero in una vera e propria carneficina. Sul promontorio che sovrasta la spiaggia si trova lo sconfinato Normandy American Cemetery and Memorial. E qui sono sepolti circa 10.000 soldati americani morti durante le prime ore o i primi giorni di combattimento. Quello che avevo letto finora distrattamente su qualche libro scolastico di storia, oppure visto di sfuggita nei documentari o nelle scene di film sullo sbarco in Normandia, adesso si concretizza sotto i miei occhi. Questo è uno di quei luoghi che lascia senza parole. Ci sono delle file chilometriche, perdita d'occhio, di croci bianche che segnalano il luogo in cui furono sepolti i soldati americani. Questo è uno dei più grandi cimiteri di guerra americani.